Eccoci qua, partiti, siamo in live con il grande Cristian Recalcati. Ciao ragazzi. Cristian, intanto ti rinnovo, come stai? Ne abbiamo già parlato adesso, però Cristian è positivo al Covid, quindi gli facciamo in bocca al lupo e speriamo si rimetta presto. Ecco. Sì, niente di che, un'influenza più forte. Io dico a tutti quelli che ci stanno seguendo ascoltando di coprirsi, mettere mascherine e fare qualcosa che io ho fatto, cioè eccetera eccetera, l'ho preso ed è veramente forte. Non sono andato in ospedale perché non ho avuto sintomi di mancamento di respiro eccetera eccetera, però ho avuto tutto il resto, fitta le gambe pazzesche, 15 giorni non hai veramente la forza, la voglia di fare nulla, quindi vi dico copritevi il più possibile, disinfettatevi, fate quello che volete, ma cercate di schivarlo, che è la cosa migliore in assoluto. Io ce l'ho, sono positivo in questo momento, ho il prossimo tampone giovedì prossimo. E infatti ho detto anche ai ragazzi, mezz'ora resisto, dopodiché vado a sdraiarmi, cioè è proprio una cosa che ti porta a questo, hai capito? Cioè semplicemente, potete ragazzi, mettete 3 mascherine, 4, 5, 6, fate quello che volete, state in casa, perché veramente prenderlo, ripeto, è un'influenza, ma è un'influenza che comunque si fa sentire parecchio, quindi evitatela che è meglio. Certo, bene. Allora, speriamo che ti rimetta presto, dai, una settimana, sì. Una settimana su. Sì, sì, sì. Allora, iniziamo a parlare di Inter, della nostra Sì, perché speriamo che rimetta in bene anche la nostra Inter, no? La nostra Inter. Un po' così. Un periodo un po' così, esatto, come giù, cioè perché adesso in pagina ci sono numerose discussioni, il modulo è Tizio, Caio, adesso poi approfondiamo anche i singoli. Ma tu come vedi quest'Inter? Adesso diciamo intanto che siamo alla settima, cioè ne mancano ancora tante giornate, sì. Ci mancherebbe. Però questo calo un po' dal punto di vista della prestazione, del gioco più che altro mi verrebbe da dire. Come mai? Cioè tu come inquadri la situazione Inter in questo momento? Ma guarda, io inquadro che l'Inter quest'anno non l'ho ancora visto giocare bene. Cioè a ricordarmi le prime sette, visto che siamo alla settima giornata, a ricordarmi le prime sette partite dello scorso anno, e a rivedere l'Inter di queste sette prime partite, è un Inter completamente diversa, ma è più forte quella dello scorso anno, è questa la differenza. È arrivato l'amico, chiamiamolo così, del nostro allenatore Arturo Vidal, ma è come se non fosse arrivato, almeno io non mi sono accorto, se non per l'irruenza, la grinta, tutto quello che volete che mette in campo, però ogni tanto commette troppo, a parte la partita a Madrid che ha fatto veramente, cioè, ha fatto male veramente, ma delle volte commette anche dei falli perché arriva in ritardo, perché non ce la fa, ma non è il fatto della preparazione, perché io so che addirittura ha preso un personal trainer prima di arrivare all'Inter eccetera eccetera, per arrivare in forma e in condizioni in una squadra che comunque lo volevano al centro del progetto, ma molto probabilmente non ce la fa. Noi ricordiamo l'Arturo Vidal di qualche anno fa, continua a crescere, e questo Arturo Vidal vale se non un giocatore normale dell'Inter, non va. Faccio un esempio stupidissimo: se tu mi dici in questo momento a chi rinunci o a chi rinunceresti, forse meglio, a Barella o ad Arturo Vidal, dico tutta la vita Arturo Vidal. No, Barella si sta confermando un ottimo giocatore. Cioè, il discorso è questo. E quindi, sì. Quindi sono rimasto un po' deluso dalle prime sette giornate dell'Inter. Non parlare della Champions, perché tutti hanno detto, mi hanno anche quando ancora potevo uscire. Con Real Madrid però meritavamo di vincere. Ragazzi, Real Madrid ha preso 4 schiaffi dal Valencia. Non ci dobbiamo attaccare al fatto che potevamo vincere. Vai, vinci contro questo Real Madrid e vieni a casa. E ha perso anche con lo Shakhtar, che contro di noi non ha fatto nessun tiro in porta praticamente. Esattamente, cioè quando tu vai anche nelle ultime partite, a un certo punto al 68esimo ti svegli, cioè al 68esimo io mi ricordo l'Inter l'anno scorso dare lezioni di, è la stessa squadra. Alcuni dicono più forte di quella l'anno scorso, io dubito perché è arrivata una panchina lunga, ma nessuno per i ruoli che servono, cioè non c'è la seconda punta perché Sanchez l'anno scorso ha fatto male 2 volte in 6 mesi, quest'anno quello che tiri un anno, infatti si è già fatto male 2 volte, non una, 2 volte. E Pinamonti non so perché l'abbiamo preso, l'abbiamo preso a fare Pinamonti. Perché c'erano degli accordi col Genoa, può essere rispettato. Che scapparmi arrivi in altro il Gervinho della situazione, che l'anno prossimo ci abbiamo ancora su Gobbo, dobbiamo dar via anche lui a giugno non sapendo come fare, vedrete se non succederà una cosa del genere. Peggio che fa la seconda punta, ma fino a qualche settimana più fa era sul mercato, doveva andare a tornare a fuori dal progetto, non tanto sul mercato, fuori dal progetto. Cioè l'anno scorso io mi ricordo sempre la parola, la faccia che ci hanno messo il signor Marotta e il signor Antonio Conte dicendo
Perisic, Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto. Se quest'anno tu riparti dal progetto con Nainggolan in panchina e con Perisic addirittura quasi sempre titolare, tu dici che l'anno scorso hai praticamente fatto una mezza, scusate la parola, cazzata, per secondo quello che penso io, perché dico, cavolo, quello è fuori dal progetto, quest'anno gioca titolare, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Ma abbiamo preso tanti giocatori che però non servono. Cioè, abbiamo più terzini che difensori centrali. Abbiamo tre difensori centrali. Quando ne manca uno, ragazzi, inizia a sentirsi, perché pur bravi che possono essere, metterci impegno Kolarov, Darmian, D'Ambrosio, non sono difensori. Sono fuori ruolo. Sono fuori ruolo, sono adattati. Per non parlare di Eriksen, che io lo vedo marcire, spero veramente vada via, ma per lui. Non perché stiamo toccando tanti infatti adesso vi faccio una domanda a entrambi, sia Simone che Christian, sì, su Eriksen, perché in pagina poi ci sono proprio le fazioni pro e contro. C'è chi sostiene che sia un giocatore, ma io faccio parte di questo, di questa fascia di primo livello, è un giocatore di una classe, è superiore a tutti gli altri in rosa, su questo penso che non ci sia dubbio. Come centrocampista, allora, come centrocampista in questo momento gli è superiore, ma attenzione, per forma fisica, perché corre Barella. Non c'è nessuno che gli sta al passo, però non può giocare. Cioè, io aspetto. Il problema è che Eriksen è un giocatore che ha velocità di pensiero, non tanto di movimento, di pensiero. Se tu rallenti il gioco e fai quei 2-3 tocchi in più, lui è marcato, non riesce neanche, perché lui già ancora prima di ricevere palla già guarda come si smarcano i compagni. Però se nessuno si muove e il gioco è lento, lo penalizzi, perché non può fare quello che sa fare. Guarda, ti dico una cosa, Eriksen è il classico trequartista. Il trequartista non è una mezzala o uno da adattare a tornare indietro e recuperare i palloni. Il trequartista è colui che trotterella per il campo fino a quando al di là della metà campo gli viene la genialità di picchiare il giocatore davanti al portiere e farlo segnare o con un tiro o un'azione. Quello è il trequartista, quello che ha fantasia, che porta genialità, che porta qualità. Non può giocare nell'Inter con dietro Brozovic e Vidal o Barella che corre per 10, non ce la fa. È praticamente impossibile. Cioè, o giochi con tre di qualità e uno che corre, ricordate il Milan di Pirlo, Gattuso, Seedorf e quel poverino di Gattuso che correva per 50 persone, ma c'erano Pirlo, c'era Seedorf e c'era Kakà, c'erano questi tre giocatori che dicevi attenzione, ma uno però entrava, faceva la mezzala, l'altro giocava davanti alla difesa, uno faceva il trequartista, Gattuso faceva la mezzala e rincorreva per, ognuno aveva il proprio ruolo. Qua c'è Brozovic, non si sa che ruolo faccia. Dopodiché, cioè, è davanti alla difesa, appoggia la palla a destra, a sinistra, non si gioca mai in orizzontale, ma si gioca in verticale nell'Inter. E quindi non giocheremo mai, si gioca sempre in orizzontale, sì, ma in verticale. Non giocheremo mai a calcio in questa maniera. Hakimi, ragazzi, se noi continuiamo a giocare a Hakimi, far giocare a Hakimi come sta giocando in questo momento, noi lo buttiamo via tra un anno e mezzo. Hakimi è uno che deve essere lanciato palla lunga e lui fa la differenza sul lanciato. Se tu fai giocare a chi mi spalle alla porta, che deve girarsi, scambiare compa, vale la metà della metà della metà del giocatore del Borussia Dortmund. L'anno scorso, non con questi giocatori, parlo di Hakimi pagato 50 milioni, abbiamo dato lezioni di calcio al Barcellona, al Camp Nou, perché 60 minuti di lezione di calcio e un primo tempo contro il Borussia Dortmund che non vedevo dei tempi del triplete. Skriniar faceva addirittura pressing su Sancho nell'area del Dortmund, cioè era un qualcosa, sì, di anche a pressare Hakimi, esatto, quest'anno si dimentica che si gioca a calcio, ma non ci voglio credere, a qualcosa è successo. Handanovic non è più lui, cioè Handanovic ormai Handanovic è finito. Mi spiace dirlo, perché tanto di cappello Samir Handanovic, ma io tifo Inter, non è che devo guardare questo, quell'altro giocatore. Andando. Hai fatto bene a sottolinearlo, perché questo è un argomento bollente in pagina, perché noi spesso abbiamo chiesto le colpe di Handanovic, però c'è chi è talmente affezionato da dire non sputate su Handanovic, nessuno lo sta facendo, tutti lo ringraziamo, la partita contro l'Empoli sicuramente, però poi bisogna vedere le altre. Eravamo in Champions League, cioè, ma se non c'era lui non eravamo in Champions League, se non c'era lui non avevamo 10 punti in meno ogni stagione in cui lui ha giocato nell'Inter, perché ne ha fatti veramente tanto. Quest'anno me lo ricordo per il gran rigore parato Ibrahimovic, che poi non è servito. Purtroppo non è servito a niente. Cioè, alla fine, anche l'altro giorno, sul gol di Miramchuk, come cavolo si chiama? Cosa? Sì, Miramchuk. È caduto. Partito tardi. Poco. Io ho visto il Borussia-Bayern, Neuer l'ha bloccata, un'occasione uguale. Il problema però di Handanovic è che continua a rimanere all'Inter perché evidentemente la società non ha individuato un degno erede. Se non è individuato un degno erede, vuol dire che non guarda assolutamente chi si allena e come si allena. Perché l'erede
Samir Handanovic ce l'hanno in casa, e il terzo portiere si chiama Filip Stankovic. Ragazzi, Filip Stankovic è fortissimo. È fortissimo. Ma non lo capisce, non vuole vedere quelli di 18 anni, non vuole vedere ragazzi 19, ma punta a Radu. Radu l'anno scorso era il secondo di Sepe e può fare il portiere dell'Inter, il secondo di Sepe. È stato scartato dal Genoa a gennaio anche. Esattamente. È andato al Parma, dice vabbè, al Parma c'è Sepe, giocherà Radu. No, ha fatto il secondo di Sepe. E cosa vogliamo? Che quest'anno diventi il nuovo Samir Handanovic, o l'anno prossimo il nuovo Samir Handanovic. Radu sarà quello che l'anno prossimo andrà via. Ma l'Inter deve fare una cosa, non deve dare in prestito Filip Stankovic, deve fare come ha fatto il Milan, che quando sono fatto male il primo e il secondo portiere ha trovato un ragazzino di 16 anni e ha detto vabbè, mettiamo in campo lui, non possiamo fare nient'altro. Questo ragazzino di 16 anni va in scadenza, però vorrei ricordare adesso. Sì, ma non verrà mai all'Inter, Filip. Non verrà mai all'Inter, no. Purtroppo. Non verrà mai all'Inter. Però c'è un contesto un po' diverso, mi spiego meglio. Donnarumma è stato buttato dentro in un Milan che faticava, che era in piena ricostruzione. Se ora l'Inter decidesse di dare la maglia numero uno a Stankovic per sostituire Handanovic, considerando che l'Inter ha sempre avuto una tradizione di grandissimi portieri da Zenga, Pagliuca, Toldo, Giulio Cesar, rischierebbe di dargli troppe responsabilità. Simone, scusami, questo è un grandissimo portiere. Questo certo. Pagliuca, Giulio Cesar e compagnia bella, fidati di me, io l'ho visto, lo conosco, l'ho visto allenarsi, l'ho visto giocare, ha il DNA di un certo Deki Stankovic, che noi tiriamo giù il cappello le volte che nominiamo questo giocatore. Non gliene frega niente se a San Siro davanti a 80.000 persone, a 0 persone, a 30.000 esordio in Champions. Lui ha un DNA identico a quello di suo padre, è un giocatore vero, fatto e finito, deve ovviamente maturare un po', prendere esperienza, migliorare, perché ha solo 18 anni, ma lui, se vuole la società, è il portiere dell'Inter per i prossimi 10, 12, 13, 15 anni, quello che vogliono loro. Se invece vogliono andare a prendere Musso, che vadano a prendere Musso, l'ho visto in Udine, nel Udinese Milan, ne ha combinate di cotte e di crude. Ma non è un portiere, ragazzi, Musso, dai, non scherziamo, non è... allora c'è ancora fino a quando ha 43 anni, vale, non cambia nulla, cioè sinceramente no. Volevo chiederti una cosa, Reca, ma in questa situazione tu, Conte, pensi anche tu che sia un allenatore rigido dal punto di vista tattico o no? O invece pensi che possa cambiare modulo a stagione in corso come ha fatto in altre piazze? Secondo me se non fa il classico rombo di Roberto Mancini con la difesa 4, il 4-3-1-2 col Brozovic vertice basso e Eriksen trequartista, secondo me rischia di fallire tantissimo, lo dico chiaro. È una porta aperta. 12 milioni che deve gli allenatori top, quelli che prendono certe cifre, non devono vivere col paraocchi. Già prima abbiamo avuto Spalletti che non prendeva quelle cifre, però lui via dal 4-2-3-1 non sapeva cosa inventarsi. Adesso addirittura ho visto fare un cambio che veramente mi è venuto da pensare male, cioè fuori due attaccanti per mettere dentro due attaccanti. I due attaccanti che sono usciti sono Sanchez e Lautaro Martinez. Esatto. Mettere dentro Lukaku al 30% della condizione e Perisic che non è una punta. A questo punto prova Lautaro Martinez e Lukaku, poi al massimo metti Perisic al posto di Young, se vedi che Lautaro non ce la fa più togli Lautaro, sposti, vedi, ma prova a cambiare qualcosa. E invece no, terzino per terzino, centrocampista per centrocampista, trequartista per dire io, se ne c'è al 64esimo. Ormai so a memoria i cambi come sono, ma togliere due attaccanti per mettere due persone, che uno è un esterno e uno è un attaccante fortissimo, il più forte che abbiamo, Romelu Lukaku ovviamente, ma sarà al 30%, almeno era al 30% sì o no, è veramente buttare via la partita. E così è stata. Io dico che Conte deve avere per 12 milioni più apertura elastica di mente. Guarda che José Mourinho è arrivato con il 4-3-3 con Mancini e Quaresma. Bravo. Ok, cambiato immediatamente dopo tre giornate, ha detto qua non andiamo in nessuna parte, ha messo il rombo di Roberto Mancini, che era un 4-3-1-2. L'anno successivo ho giocato col 4-2-3-1. Cioè, vinto tutto con tre punte, eh? Pandev e Tomi Lito, due di cui tornavano. Sì, ma dico, in 11 mesi ha cambiato tre schemi in una squadra. In 11 mesi. Certo. Ragazzi, qua abbiamo giocato per due anni col 4-2-3-1 quando non potevamo giocarci. Poi siamo andati col 3-5-2 quando non possiamo giocarci. In questo momento abbiamo la squadra fatta e finita per il 4-3-1-2. Fatta e finita, completamente perfetta. E niente, continuiamo a ostinarsi a fare i terzini, i difensori centrali,
gli esterni punte e le punte esterne, io ragazzi, cioè così è difficilissimo poi. Ma andare... come mai? Cioè, pensi che lui ormai sia una questione di orgoglio, che ormai deve portare avanti questo modulo? No, no, è il suo stile di gioco, è il suo stile di calcio, e come vede lui il calcio lo vede in questa maniera. Guarda Gasperini, guarda Mazzarri, non si spostano da questo ruolo, da questo modo esattamente da 15 anni. Cioè, il discorso è questo: Gasperini venne all'Inter con questo suo famoso 3-5-2 vergognoso per l'Inter, almeno, perché quando disse adesso vedrete la vera Inter, perdemmo 3-1 a Novara. Io purtroppo ho fatto la telecronaca, volevo piangere. Cioè, ricordo benissimo, perché Cristian, te lo volevo dire, io ero abbonato a Premium e le seguivo sempre. Delle volte ero più nero che azzurro. Mamma mia, le cose come dimenticare. Per una differenza. Mancini, di Mourinho, e divertirmi tantissimo, ma ci sono stati quegli anni neri che, ragazzi, a fare il telecronista fazioso anche per me diventava, mamma mia, perché veramente era una noia. Sì, non sai cosa, sì, è vero, perché poi essendo pure tifoso sei arrabbiato ovviamente, e quindi le due cose. Quest'anno è un po' così, poi la sfiga sicuramente, perché al primo tiro che fanno gli avversari fanno gol lì, e infatti abbiamo chiesto dopo la partita, ok, la sfiga sicuramente, ma colpe? Samir, Handanovic, le colpe vanno un po' tu. Allora, forse meno ai giocatori, perché D'Ambrosio non è un difensore centrale, perché Bastoni da solo non può tirare tutta la difesa quando manca De Vrij e Skriniar, perché Ranocchia non è quel super giocatore che forse era ai tempi del Bari, sì e no. Ancora adesso mi chiedo perché è stato dato via Godin, me lo devono spiegare ancora adesso. Ma per una questione di ingaggio, perché poi lo si è dato a Vidal, non ci si rientrava nel bilancio. Ma può essere, ma io se ne E quindi è stato dato via un giocatore che guadagnava più. Tanto. Certo che vale la metà di quello che pensavo, e in questo momento mi picchio forte con la frusta sulla schiena. Cioè, sì, diciamo che a Madrid ci aspettavamo che prendesse lui il pallino del gioco, cioè, o comunque... un giocatore di personalità, quando invece la personalità l'hanno messa in campo Barella e Bastoni, che erano i più giovani. Esattamente, che sono i più giovani, certo, che meritano di giocare in questo momento. Però anche Bastoni, per lo dire, lo stesso Barella, non possono tenere il reparto difensivo o il reparto di centrocampo da soli. Vuole qualcosa, ci vuole qualcuno. Quello che in questo momento potrebbe dare quel qualcosa in più potrebbe essere Eriksen, ma non viene ovviamente calcolato. Nainggolan si nasconde quando entra, io mi ricordo una partita di Madrid, Raja, per il quale io quando è arrivato ho fatto i salti di gioia, si nascondeva sulla fascia sinistra per non farsi vedere, tanto che il suo senza voto non era SV senza voto, ma era senza voglia. Molto probabilmente, ha già un accordo, è già andato a Cagliari, è già là con la testa, sta raggiungendo la... non lo so, però in questo momento è all'Inter, sì, così, è all'Inter, tanto per essere all'Inter, allenato... Sì, molto probabilmente non gli avranno fatto bene le dichiarazioni anche di Conte dopo la partita col Parma, che, bravo, dice ai giornali: giudicate voi la sua prestazione, questo significa... Lui sta parte di quello che ti ho detto io, è senza voglia. Nonostante, sì, certo, cerchi di fare qualcosa, però in questo momento è Conte che mi fa adirare, perché se tu lo sai e lo vedi, e poi lo metti in campo e lasci... dentro Nainggolan, lo fai giocare 10 minuti e fai marcire in panchina Christian Eriksen, e fatti anche te però, Antonio Conte, due domandine. Cioè, non soltanto noi, anche tu. È vero che tanti tifosi, ma ormai Eriksen di qua... Adesso io scommetto che se tu lo fai giocare appena rinizia il campionato, lo mette dentro, ti fa due gol, ti prende la punizione, una traversa incredibile, tutti i tifosotti, che alcuni io li chiamo così, che dicono: Eriksen non vale niente, hai visto che giocatore, quello è vero, bisogna fare giocare... Perché gli interisti sono così, scendono e salgono dal carro a seconda di come funziona la situazione. Questo sì. Può essersi dimenticato di come si gioca a pallone, perché ieri ha fatto una partita con la Danimarca, diciamo da 7. Quindi con la Danimarca è da 7 e con l'Inter è da 3. Anzi, non può neanche giocare. Stiamo scherzando. Cioè, sì, però volevo chiederti anche questa cosa su Eriksen. Al di là delle sue qualità tecniche, che sono indiscutibili, infatti su di lui prima di noi c'era addirittura l'interesse del Real Madrid, non pensi che però abbia dei problemi sul piano caratteriale? Non ti fa la dichiarazione di Mourinho, che ha rilasciato qualche mese fa, lui l'ha allenato al Tottenham negli ultimi mesi, ha detto: Christian è un grandissimo giocatore dal punto di vista tecnico, ma gli manca la grinta necessaria per diventare un campionissimo. Esatto. Non pensi che l'assenza di grinta sia un po' incompatibile con l'idea di calcio di Conte? Ma ascolta, i giocatori tecnici bisogna raccontargli una cosa, che giocare con la difesa 9 dopo un po' stanca,
Cioè, se un ragazzo non ha grinta di correre dietro al pallone, ma ha tantissima qualità, vede, gioca, fa segnare, fa giocare bene la squadra, eccetera, a me di avere otto persone che picchiano, otto picchiano, tra virgolette, calcisticamente parlando, che corrono, e che, ma non costruiscono niente, dopo un po' stancano. Perché l'Inter non può giocare bene con otto che distruggono e nessuno che crea. Il problema è questo. Se poi troviamo un Lautaro Martinez che vale la metà di quello dello scorso anno, forse meno, e a quel punto lì ti devi fare quattro domandine. Cioè, l'Inter in questo momento, se voi guardate, a parte i tre della difesa, già Hakimi gioca a spalle alla porta, non fa l'esterno, fa il terzino. Dall'altra parte, idem, Young ormai ha 35 anni, anche lui è arrivato 4-5 volte in fondo, anche lui non sa più come fare. I due centrocampisti, uno è Brozovic, gioca davanti alla difesa, quindi sono già in 6 nell'arco di 20 metri. Dopodiché abbiamo Barella e Vidal che distruggono e non creano, e poi cacciati là da soli i due attaccanti, di cui uno, se non è lanciato, deve prendere palla, far salire la squadra, tenere sul pallone, appoggiarlo al fianco, cioè non mi sembra neanche una cosa bella, che si chiama Lukaku. L'altro dipende, se riesce a scattarne uno bene, il secondo se non riesce si butta per terra, perché quest'anno ormai fa così, e non gli fischiano i rigori. Quando non li fischiano non dovete dire sono scarsi gli arbitri, e no, ormai tra virgolette, visto che lui più di una volta, lo ricordiamo anche Pippo Inzaghi, era uno di quelli che faceva così e alla fine i rigori non glieli davano più, ti butti una volta, ti butti la seconda, no, quello c'è. Terza, più. Poi quando, sì, è vero, è vero. Il problema dell'Inter in questo momento è questo, distruggiamo e creiamo nel senso, crei magari tante azioni, ma sono azioni buttate con cross al centro, tiri fuori, tiri nello specchio della porta. Esatto, sì, ha l'impressione che i giocatori non sappiano cosa fare, quindi danno il passo, danno la palla in orizzontale, dire fai qualcosa tu, no falla tu, no falla tu, solo che il giocatore di maggior qualità, cioè quello che inventa, lo releghiamo in panchina tutte le partite. Non c'è assolutamente quello che inventa, noi andiamo su in fondo, vediamo se la buttiamo in mezzo, se succede qualcosa, un tiro da lontano, un'entrata di un cross magari D'Ambrosio si butta sul secondo palo, ma non possiamo pensare di giocare così, ragazzi, non andiamo a casa più, cioè ci vuole veramente questo. Ma non sto dicendo Eriksen è il salvatore della patria, per l'amor del cielo, però proviamo a giocare tre partite, non 50, tre partite con 4-3-1-2, lui trequartista libero di inventare per Lukaku e Lautaro. Se è un esperimento che va a fallire, Eriksen viene cacciato a fine dell'anno, io prendo i calci da tutti i tifosi per l'amor del cielo e quelli che la pensano come me. Se però l'Inter vince e gioca bene, a quel punto lì vanno prese delle decisioni, nel senso, non aver visto un giocatore del genere per diverso tempo, aver perso dei punti, perché ragazzi, noi guardiamo bene l'Inter, io non mi ricordo portiere avversari aver fatto miracoli su miracoli quando hanno giocato contro l'Inter, ma i miracoli l'ha fatto Sportiello, ma attenzione, è Vidal che ha sbagliato il gol. Sì, esatto. L'ha tirata addosso. Portiello a farlo. Dopo è stato bravo a rialzarsi di riflessi e prendere il tiro di Barella. Ma quando Vidal dicono è stato bravo il portiere, com'è? Fammi capire. Lukaku sbaglia e Vidal è stato bravo il portiere. No, Vidal ha fatto pareggiare l'Inter. Perché un giocatore vero, quel di classe, un top, da 7 milioni l'anno, quel pallone lì lo buttava dentro. Cioè, poco ma è sicuro. Non stiamo parlando di 700 mila euro, ma 7 milioni euro di euro all'anno. Quindi per me un giocatore che prende quella cifra e quei palloni lì deve buttare dentro. Cioè poco ma sicuro. Guarda Barella che ne prende due, fa i colpi di tacco per servire Lautaro Martinez. Splendido la sua marcatura, ma ha fatto una giocata Nicolò fuori dal mondo. E sì, poi è un del 97. Tu Arturo Vidal, Barcellona, hai giocato in tutte le squadre più forti, diciamo così. Calcoliamo anche la Juve dei tempi che comunque giocava bene, quello che e non puoi però arrivare davanti al portiere, cerchi di mettere, ma lo sapevi, cioè il portiere poteva andare solo lì, l'unica cosa da fare era lo scavetto, ma lo scavetto è difficile, o sei capace vero o lasci stare, hai lasciato stare e abbiamo pareggiato. Scorso questo, non siamo andati a chiudere la partita, a noi ci manca la cattiveria agonistica per andare a chiudere la partita, abbiamo la cattiveria, sì, nelle scivolate, nei falli, nel recuperare il pallone, nell'andare contro l'arbitro per cercare di avere la punizione, ma in quel momento lì tu non sei forte. In quel momento lì tu hai grinta, ma grinta perché forse non ti riesce qualcosa, sei bloccato in qualcosa e allora sfogli. Cerchi di sopperire in qualche altro modo. Esatto, cerchi quel nervosismo perché magari non ti è riuscito qualcosa. E sono cose che all'Inter, ripeto, l'Inter, le 7 partite dell'anno scorso, appena iniziato campionato, e le 7 di quest'anno sono
come la M e il cioccolato, la stessa identica cosa, scusate la parola, il, no, si può dire, immagino concordino tutti, siano d'accordo su questo, ma, cioè io vi dico semplicemente, no, anche il riscatto di un giocatore che, ripeto, 7 partite lo scorso anno è stato un fenomeno, dopodiché non l'abbiamo più visto giocare, cioè parlo di Sensi, ma perché devi riscattarlo? O vai a chiedere un altro prestito, o se non accettano il prestito, arrivederci, lo lasci là. Penso ci fossero degli accordi prima in virtù del fair play finanziario, quando... gli accordi, ma se uno, cioè tu sei l'Inter, però effettivamente se non mi gioca cioè, tu sei l'Inter, ti presenti l'altra squadra e dici: ragazzi, questo non gioca, è sempre rotto, cioè mi avete rifilato un bidone, no, facciamo così, accordiamoci bene, perché da una parte c'è una squadra provinciale, ma che tra parentesi gioca un gran calcio, che è il Sassuolo, ok, da questa parte c'è l'Inter. Cioè, noi dobbiamo ricordarci che noi non siamo la squadrettina, noi siamo l'Inter. Bisogna ricordarlo anche a Nainggolan, parlando di centrocampisti, che noi siamo l'Inter, dato che sta un po' facendo capricci. Un po' a tutti bisogna ricordare che noi siamo l'Inter, ok? E non puoi aver paura di andare a parlare, non paura nel senso che non sono andati, ma dire: no, adesso potrebbero, dobbiamo riscattarlo. Ragazzi, Sensi poi, tra parentesi, deve anche lui, secondo me è vero, questione problematiche di muscoli eccetera eccetera, ma secondo me un po' il cervello conta anche, perché sicuramente il ragazzo giovane entrare in campo e sa ormai che ogni volta che entra in campo c'ha un problemino muscolare, entra ovviamente nervoso, entra tirato, ha paura, e anche lì bisognerebbe il classico mental coach che magari gli dava la testa. Uno di questi capaci di fare così si chiamava Giuseppe Mourinho. Bisogna vedere se Conte e lo staff di Conte sono all'altezza per salvare, tra virgolette, Stefano Sensi, uno che fece la stessa cosa, parti invertite, con Giuseppe Mourinho, era Davide Santon. Giuseppe Mourinho ha fatto di tutto per recuperare Davide Santon, perché era partito a stragrande, lui addirittura l'aveva presentato in un derby in una conferenza stampa, cioè, il nuovo terzino per i prossimi 20 anni dell'Italia, Stravedeva per Davide Santon, si è perso, lui ha chiamato i genitori, gli ha tirato via il telefonino, ragazzi, ne ha fatte di tutte per cercare di recuperarlo. È un allenatore che prendeva tanto ed era un top, e ha vinto da top. Se Antonio Conte vuole essere quello che è, perché comunque è un allenatore top, deve cercare di recuperare Stefano Sensi. Beh, diciamo che anche il calciatore dovrebbe anche un attimino mettersi nei panni del professionista. Ad esempio, adesso tiro in mezzo la polemica che ha fatto anche la fidanzata, no, su Instagram, che ha scritto che non pubblico più niente perché i tifosi sono cattivi, quelli, vero, però se un giocatore che paghiamo, che abbiamo pagato 20 milioni, che la gente vuole in campo, tu posti una storia dove gli sali sulla schiena, nel senso, sapendo che si infortuna, evita. Beh, ovvio, è vero. Quello che dice Adele è verissimo. Purtroppo tu devi capire che sei un professionista pagato milioni di euro, pagato sia il tuo stipendio che pagato all'altra società, giochi in una società importantissima come l'Inter, non stai rendendo, quindi non puoi postare le foto mentre cadi, che la tua fidanzata ti sbatte per terra, ti sale sulla schiena. Questo è un problema. Perché poi devi aspettare solo quello per attaccarti, quindi se poi sei su un social devi saperlo questo. Esattamente. Quindi devi cercare di evitare tante cose. Io ti faccio un esempio stupidissimo. Parlavamo prima di deve essere sostituito. No, non è che deve essere sostituito per forza, ma sta calando. Possiamo definirlo così, Samir Handanovic. Ma voi l'avete mai visto in una storia? No, mai. Professionista serio, è vero. Bravissimo. Professionista vero e serio, non ha mai fatto nulla, non lo sentirei mai. Non si conosce niente di lui, sua moglie, i suoi figli, la sua vita, niente. La stessa cosa Nicolò Barella, eppure è un 97, ragazzi, non è un 82, è un 97, cioè è un ragazzo giovanile, eppure è con le figlie, è con la moglie, non lo sentirei mai, non lo vedrei mai, se non che ogni tanto. E invece i like di Brozovic, e la macchina che ha comprato, e quello che ha fatto. Sì, e qua ci allacciamo pure al discorso di Lautaro. Lautaro, al discorso di Lautaro, è stato criticato da molti per quella scena fatta dopo la sostituzione nella partita di Genova. Tu l'hai pensi sia stato, abbia commesso un grave errore e la società doveva intervenire meglio o no? Ma guarda, io quello che so io è perché lui si è arrabbiato perché non gli è arrivato un pallone da un difensore, e dopodiché è stato sostituito. Però sono scene che a 20 anni eviti di fare. Giochi nell'Inter, devi essere orgoglioso di indossare quella maglia. Quest'anno, quando si parlava tanto del suo andar via,
io ero contento, sarei stato contento se lui fosse andato via per un semplice motivo: non l'ho mai sentito neanche una volta dire io amo questi colori, voglio rimanere qua. Non l'ho mai sentito una volta. Ragazzi, ho sentito più volte dirlo da Mauro Icardi, quando praticamente era già andato via, cioè lo stavano spingendo via, lui continuava a dire io amo questi colori. Il ragazzo, 100 milioni, lo voleva il Barcellona, almeno si dice così, si narra questa telenovela, non l'ho mai sentito una volta dire io voglio rimanere qui. E poi cosa fai? Per una sostituzione a 20 anni lanci, ti butti, picchi e i pugni nell'Inter. Ci c'erano altri allenatori che io conosco bene, non giocavi più, per un po' stavi fuori. Poi dopodiché... Ah, secondo me io l'ho interpretato un po' come uno è arrabbiato perché non ha inciso, non ha toccato un pallone, no, non ha fatto bene, no? Non gli è arrivato un pallone, fidati, lo so per certo. E da lì è nato il tutto, perché lui voleva quel pallone, perché voleva giocare ancora, poi dalla sostituzione, insomma, una cosa con l'altra, è arrivato un po' questo suo sfogo, ok? La società è intervenuta come è intervenuta, però io non puoi intervenire più di tanto perché tu hai due attaccanti soli. Esatto. Solo due. Esatto. Veramente come vari Crespo, Vieri, Ronaldo, e cioè, lui forse molto probabilmente paio di partite le avrebbe viste dalla cioè la Juventus purtroppo. Bonucci l'ha lasciato fuori, l'Inter per una discussione di spogliatoi mister Mancini ha preso Osvaldo, l'ha fatto allenare per due settimane con la primavera ed era l'unico attaccante che avevamo veramente, se n'è fregato altamente, non si è comportato bene negli spogliatoi, fuori. Cioè il discorso è questo, non è che uno può fare quello che è ovvio che in questo momento tu per vincere devi avere a disposizione anche il miglior Lautaro, perché se tiri fuori Lautaro, Sanchez non c'è, Pinamonti non esiste praticamente, hai solo Lukaku, quindi diventa tutto difficile. Quindi sono tanti, non stratagemmi, però sono tanti pensieri che poi alla fine devi andare anche a pensare cosa pensa l'allenatore, il giocatore, che non puoi tirare fuori questo, mettere quello. Non è facilissimo proprio organizzare una squadra. Io cioè sto con Conte perché non è proprio semplice. Poi l'Inter è un ambiente davvero di quelli pesantissimi. Però tu sei un allenatore top e devi allenare anche queste squadre. Il problema è semplicemente questo. Perché Mourinho in uno spogliatoio di fuoco con 15-16 teste calde, tutti fenomeni, è arrivato anche a urlargli in faccia. Voi avete vinto uno scudetto che vi hanno attaccato qua al petto e basta. Dovete ricordarvi questo. Non siete praticamente nessuno. Andiamo a vincere la Coppa, altrimenti è vinto tutto. Cioè ha avuto le palle di dirgli questo in faccia ai giocatori, ma i giocatori non erano giocatori come Ranocchia, e i giocatori erano del carattere di Materazzi, della Samuel, ma del Tankovic, Ibrahimovic, cioè a questa gente, cioè la cosa è diversa, lì devi avere veramente le cosiddette, ok? Per quanto riguarda invece, ripeto, Conte di quest'anno, ma magari... Io me lo auguro, magari vinciamo lo scudetto. Basta che non finisce così, perché se dovesse finire in questa maniera la classifica, noi veniamo presi per il culo, scusate la parola, per i prossimi 15 anni. Il problema è questo. No, certo, anche perché le aspettative erano abbastanza alte, considerando no, i cambiamenti che ha fatto la Juve. Settimo ottavo, ma arriva prima, un po' diverso. Sì, no, certo, no, perché diciamo il primo anno gli si concedeva più tempo, perché era oggettivamente difficile riportare l'Inter ad alti livelli dopo 10 anni di totali fallimenti. Io penso che lui l'anno scorso abbia fatto un lavoro, non dico perfetto, però comunque abbia migliorato molto il rendimento della squadra. Quest'anno, se l'anno scorso l'obiettivo era tornare a lottare per qualcosa di importante, quest'anno non so se siete d'accordo, però se l'Inter conclude la stagione con 0 titoli o 0 titoli, sempre per citare Mourinho, è fallimento totale. E praticamente dopo 2 anni, se non è alzato mezzo trofeo, di cui la Coppa Italia lo scorso anno l'abbiamo buttata via noi, l'Europa League l'abbiamo buttata via noi, lo scudetto a un punto, non puoi perdere in casa col Bologna, anche se è vero, in uno scudetto di pandemia, quindi è un campionato a seconda di quanti positivi hai. Se tu ne hai 10 e l'altra squadra ne ha 0, è più facile che vinca la squadra che ne ha 0 che tu che ne hai 10, magari sei l'Inter contro il Bologna o contro il Verona, eccetera eccetera. Che se te ne mancano 10, te ne mancano 10. Il discorso è questo. Quindi è un po' un campionato così. Parliamo di Coppa dei Campioni, di Champions League, di Champions League lo scorso anno siamo usciti come i polli. Lo scorso anno, ma veramente nel vero senso della parola. Quest'anno, ragazzi, Champions League, io vi giocare così male, penso che... Io, se mi dici in questo momento, da tifoso, da spomini, l'Inter merita di passare... No. No. L'Inter non merita. Ora no. Al momento, se non che mi fa una gran partita con Real Madrid vincendo 4-0 e il classico 4 è andato a casa,
Oppure, cioè, se anche lì 1-0, 1-1 di fortuna, però sai, abbiamo preso un palo, però sai, c'era il rigore, io non mi attacco più neanche a quello. Cioè, sì, è vero, c'era il. Vi ricordate quando Perisic è stato praticamente affossato? C'era un Col calcio. Parma. Va bene, col Parma, ok, c'era un rigore. Ma col Parma, se vince 4-0 e se quel rigore te lo danno bene, altrimenti non te lo danno. Non che devi arrivare attaccati ai calci di rigore contro il Parma, se no, ragazzi, è finita. Cioè, ripeto, continuo a ripetere. Siamo l'Inter, l'Inter di Mourinho all'88esimo col Siena perdeva in casa 2-1, Io ero al allo stadio. 92esimo stava vincendo 3-2 col gol di Samuel per uno spostamento in attacco di un difensore e non sapeva più chi mettere dentro. Stefanovic, Arnautovic, tutti li aveva messi dentro. Giuseppe Mourinho con la partita per riuscire a vincere. E Poi lo la metto questione in Coppa d'Africa. Tiger e il gol di Samuel, ma all'88esimo stavamo perdendo. Con Roberto Mancini addirittura all'88esimo eravamo 0-2. Al 93esimo eravamo 3-2 con la Sampdoria. Partite così adesso, quando tu vai sotto al 70esimo, tu inizi a dire da tifoso, ditemi se non è vero, speriamo di pareggiare. E Vero, no, vero, vero. l'Inter non deve fare così. L'Inter deve dire, oh, quando è che vinciamo? Cioè, mancano 20 minuti, ce la facciamo. Io lo scorso anno in Conte, nel gioco, no? Parlo dell'Inter, avevo notato, infatti poi lo si era anche detto in pagina, che l'Inter era una squadra che partiva a mille proprio, e infatti segnava tantissimi gol entro i primi 15 minuti. Quando non segnava le cose si complicavano perché poi nel secondo tempo veniva un po' a calare, no? Tutti i calciatori venivano meno. Quindi c'era un po' da trovare questo equilibrio di modo tale da rendere tutti i 95 minuti, non semplicemente il primo tempo, perché quando le cose poi vanno male non riesci a rimontare perché sei esausto. Mentre quest'anno invece sta anche venendo meno questa garra, chiamiamola così, nel primo tempo, che è tipica di Conte, dei giocatori di Conte, soprattutto dell'Inter dello scorso anno. Poi sicuramente è una squadra che ha terminato la stagione a fine agosto, la Certo. preparazione, tutto quello che vogliamo, infatti abbiamo semplicemente detto che la settima, adesso ci aspettiamo che dopo la sosta si abbia, sebbene comunque tutti i calciatori siano in nazionale, quindi non so Conte come riesca a lavorare, con chi soprattutto. Però ci si aspetta un cambiamento anche sotto questo punto di vista del gioco, che secondo me era anche mentale, partire così forte, adesso invece non li vedo così. Adesso io ti dico una cosa, questa settimana ha avuto il tempo a disposizione per vedere, curare, coccolare, mettere in campo, ci sarà amichevole col Monza, eccetera, eccetera. Rajan Nainggolan è ad Appiano Gentile, può giocare, è un centrocampista che comunque non è l'ultimo dei somari, è Rajan Nainggolan. Quindi nella partita con il Torino, e non sto parlando della finale di Champions League con Liverpool, ma nella partita col Torino, potrebbe tranquillamente vedere, visto che ha allenato 15 giorni, non ha fatto la nazionale niente, partire titolare Nainggolan. Se invece parte titolare ancora Barella, vabbè, sempre prescindibile, ma e Vidal, c'è un problema però, perché se hai avuto 15 giorni Nainggolan, tu mi devi dire perché l'hai tenuto solo ed esclusivamente perché non sei riuscito a darlo via. Il problema è semplicemente Sì, questo. ma Non l'Inter ha ragionato così quest'anno, almeno secondo il mio punto di vista. Lo scorso anno era stato fatto un errore madornale, ovvero dire che erano fuori dal progetto, perché ovviamente tu poi nella parte contrattuale sei la parte debole. Perché una volta che tu dici che non fanno parte del progetto, perché io devo spendere 20 milioni? Non fanno parte del progetto, dammelo in prestito. Quindi tutte le altre squadre potevano essere la parte forte con l'Inter. Quest'anno hanno deciso di fare questo passo indietro. Però purtroppo lo scorso anno ti sei sbilanciato e le cose non cambiano, quindi una soluzione bisogna trovarla. Ormai hai sbagliato con i calciatori, hai sbagliato a esporti così. Amen, pazienza se non si fa una grossa plusvalenza, impari per i prossimi. Ormai questi giochi a carte scoperte. è vero, è così. Cioè, non è... Se tu prima dici una cosa, è come se dici in pompa magna mi serve un difensore centrale, vai a chiedere un difensore centrale. Il difensore centrale se ti serve lo paghi 20 anche se vale 5. Cioè, il discorso è Esatto. questo. E hai detto bene te, perché se uno è fuori dal progetto, quando vai a dire, senti, lo volete Nainggolan perché viene offerto, non viene cercato, te lo chiedono in prestito, oppure te lo cercano, ma te lo cercano in prestito, non te lo chiedono, oppure te lo chiedono a saldo. Perché tanto è fuori dal progetto, non lo vuoi, vale 20, te ne do 7. Il discorso rimane semplicemente questo. Però l'ingaggio che tu gli hai fatto da 4.700.000 euro, ricordati che comunque vai a pagarglielo. Quindi prima di dire è fuori dal progetto, aspettiamo un attimo. No, tu sai che è fuori dal progetto, ok? Fai finta di niente, vedi se riesci a cederlo ai compagnia bella, altrimenti stai dove stai, in tribuna o quello che sia. Se devi dargli 4.700.000, perché alla fine col Cagliari era la metà per uno. Cioè, però chi aveva tra virgolette vantaggio era il Cagliari, non noi. Però
Quindi in questo momento, ripeto, anche l'Inter, che è l'Inter, deve ricordarsi che è l'Inter. Il problema è questo. Forse qualcuno se lo è un po' ultimamente scosso. Sì, infatti ero rimasta un po' scossa da queste dichiarazioni di Marotta, perché non è da lui, cioè stava facendo un errore pazzesco. Quando ho sentito quelle dichiarazioni ho detto, beh, adesso chi te li prende? Cioè non è che adesso, adesso è il contrario. Se sei già coperto, nel senso, hai già un accordo con... Io allora infatti lì pensavo, siamo è andato già a Cagliari, è andato a Roma, è andato a Firenze, è andato a Torino, tu dici, vabbè, l'ha detto perché praticamente era già tutto fatto. Ma se non è fatto nulla, tu perdi tutto, eh. Cioè, il discorso è questo. Come effettivamente è accaduto. Il mercato di gennaio, e vuoi a tutti i costi una quarta punta, ti costa non so... Se vuoi Giroud a tutti i costi, ti costa non so quanto. Non ti costa più, non so, 1.050.000 euro, te lo danno in prestito. Lo volete, vi serve, costa 2 milioni. È come il fatto di Kanté. Io un po' ci ho pensato anche al, diciamo, tra virgolette, una delle ultime volte che il Chelsea si è vista portata in tribunale da qualcuno, è stato da mister Antonio Conte. Antonio Conte, che poi alla fine ti chiede un giocatore, tu magari glielo presti pure. Io ci credevo zero, anche se i giornali continuavano in pompa magna, forse c'è il prestito, tutti i siti, forse c'è il prestito, ma no, magari no, gli dai 70 milioni. Visti i rapporti, assolutamente no. E infatti 70 milioncini era praticamente impossibile, se non che fosse stato venduto Lautaro Martinez, ma attenzione, dovevi poi cambiare con un altro attaccante, quindi 70 per Kanté comunque non c'erano lo stesso. No, assolutamente, assolutamente. Poi per quanto riguarda Lautaro Martinez, adesso che l'hai citato, mi ricollego al discorso di prima, perché anch'io spesso lo critico, perché è un calciatore che sta rispecchiando il primo periodo con Spalletti, quando era sempre a terra. Infatti si diceva, tu, tuo padre che si lamenta sui social, vuoi prendere il posto di Mauro Icardi, che comunque fa gol, e ogni pallone che ti arriva sei a terra, sempre, o ti toccano o non ti toccano, sei a terra. Poi lui riesce bene, cioè il suo corpo riesce a controllarlo molto bene, perché ha il baricentro basso, quindi riesce a controllare i palloni. Però lui ogni tanto gli parte l'embolo e decide di voler stare sempre a terra. Questo è il problema. Poi il modulo lo penalizza, perché abbiamo visto che quando si velocizza l'azione, ad esempio con l'Atalanta, il pallone che dà ad Arturo Vidal, che è lanciato verso la porta di prima, quello è un'ottima palla, cioè quello è un assist pazzesco. Ce l'ha il tocco e i numeri da, non dico fuori classe, non dico da top, ma da campione, ce li ha. Tranne che prima, l'anno scorso, in 6 mesi, tutte le partite lo aveva. Adesso è una partita sì, 4 no. E in quel momento qua un giocatore così a noi non serve. A noi sì, serve. Fa parte anche della sua... Abbiamo visto veramente che è l'attacco dell'Inter, è mancato Lukaku, è finita. Cioè, sì, e qua a proposito volevo chiederti questa cosa, Christian. Io ho parlato in pagina, molti sono trovati d'accordo, altri meno, dell'ipotesi di portare a casa, ora non più perché è andato al Celta Vigo purtroppo, un giocatore come Mandzukic. Non pensi che al di là delle scelte di Conte, che sta giocando con un modulo piuttosto che con un altro, non pensi siano stati fatti degli errori di valutazione nell'ultima sessione di mercato? Perché che Sanchez non fosse un giocatore particolarmente solido fisicamente, che non era sicuramente una novità, aveva sempre avuto problemi sia al Manchester che all'Udinese, che nelle sue scorse esperienze. Non pensi si sia fatto un errore di valutazione sia nella scelta di non prendere una quarta punta e sia nella scelta di non rimpiazzare Godin, perché Godin alla fine non l'hai sostituito, non hai preso un giocatore con le sue caratteristiche. Ma guarda, io ti parto subito dicendoti che quando è andato via Godin ho detto, boh, probabilmente arriverà Smalling. Esatto. Ho fatto subito questa idea, ho detto, staranno cercando di fare Smalling. Io lo scorso anno me lo ricordo a San Siro contro l'Inter, praticamente Smalling lo fece vedere un pallone a Lukaku e fu uno dei primi difensori durante tutta la stagione. Per quanto riguarda, e poi non è arrivato nessuno, e lì ho detto, vabbè, abbiamo sbagliato in pieno, però vabbè, lasciamo stare. Per quanto riguarda l'attaccante, magari Mandzukic no, ma non perché non volevo Mario Mandzukic, signor attaccante, ha fatto la sua carriera, eccetera, eccetera. Forse non sarebbe mai venuto, diciamo così, perché forse lui vice e i tifosi juventini troppo attaccati a Mario Mandzukic, quindi sarebbe una cosa abbastanza difficile. Però un Llorente, un Giroud, un giocatore di questo calibro che doveva arrivare per forza, non puoi venirti in mente. Io non so chi è stato veramente in società, perché sennò qualcuno conosco gli avrei detto, cioè ovviamente parlando ad Abare, una roba, certo. Puoi puntare a Pinamonti,
Cioè, non l'hai mai fatto giocare, ma mai, mai, negli anni precedenti, non è mai puntato su di lui. È il classico Federico Bonazzoli 2, cioè che sembrava il fenomeno di turno, ha fatto un cross bello con la maglia dell'Inter e basta, dopodiché è disperso per i campi della Serie A. La stessa cosa farà Pinamonti, mi spiace per lui. Vorrei avere il suo portafoglio a fisarmonica, anche l'Inter e Valgeno. Ok, siamo capiti. Quindi devono essere tutti, tra virgolette, contenti di giocare in Serie A e non dire ah no, perché mi ha detto che non sono giocatore da Inter. Perché lo stesso Danilo D'Ambrosio, tanto di cappello, perché quando è in campo dal 170%, però lui ha detto io non sono Maicon, io sono D'Ambrosio, arrivo fino a qua. Più di questo io non posso fare. E lui è stato onesto, l'ha detto, però se lo metti a fare il centrale, lui si impegna alla morte ma arriva fino a qua. Se lo metti a fare il terzino, lui si impegna fino alla morte ma arriva fino a qua. Quando invece hai un Maicon e non si impegna, ma è Maicon che potrebbe arrivare qua e arriva soltanto fino a qua, in quel momento lì ti incazzi, ma non ti potrai mai incazzare mai con D'Ambrosio. La quarta punta, ripeto, Pinamonti, io l'ho detto all'inizio di stagione, ho detto non giocherà mai nell'Inter, mai. E un altro che farà la stessa fine, purtroppo, e dico purtroppo, sarà Sebastiano Esposito. Non giocherà mai nell'Inter Sebastiano Esposito. Sì, anche mai. Perché non sta andando neanche tanto bene in Serie B. Devi trovare. Ma non tanto per quello, non tanto per il gioco, però parlano che il calciatore sia un po', cioè, Sebastiano Esposito sia un po', si sia un po' montato la testa, quindi dicono che abbia degli atteggiamenti un po' sbagliati. Allora, o lo lanci definitivamente come ha fatto Mancini con Balotelli, ma attenzione, giocatori completamente diversi, perché Mario adesso ha una testa che ha fatto una carriera pazza, ma quando Mario è un giocatore pazzesco. Era un giocatore pazzesco. Ok, aveva 17 anni, è una cosa mostruosa, e aveva un carattere forte, un carattere... Mario aveva già segnato 7-8 gol quando ha esordito a 17 anni, non il rigore col Genoa, chiariamolo. La maglia, l'anno in cui praticamente tutti i tifosi sono andati contro, ha messo a me le mine, eccetera, eccetera. Ma io ricordo il gol che fece in Champions League, ma ha fatto la punizione con Rubin Kazan, se non sbaglio. Rubin Kazan, te lo ricordi, a 40 metri, ha tirato da fuori dal mondo, cioè... Con la doppietta in Coppa Italia contro la Juve, cioè, era un giocatore anche lo stesso giocatore che irride, perché è stato veramente questo Francesco Totti, tanto che gli corre dietro e si fa espellere Totti, cioè, perché lui gli andava via come il pane, era un signor giocatore, quel Mario Balotelli che fu, ok? Quindi anche lui è stato uno dei tripletisti, per me tutti i tripletisti. Poi si è montato la testa, la testa era, però lui, diciamo che si è montato la testa perché è davvero un fragile, perché è stato stupido, però diciamo che se lo poteva permettere, ecco, mentre Sebastiano Esposito molto di meno. In questo momento, lui era quello che ti diceva, che era tondo in faccia, che lui era come Ibrahimovic, era più giovane, cioè lui aveva il carattere, tra virgolette, di Zlatan. In questo momento ti dice, vabbè, se avevo 10 anni meno ero nettamente il più forte, non ho capito perché gli altri sono davanti a me, quando lui fa così, ma perché lui lo pensa veramente, lo crede veramente, ma a 39 anni sta dimostrando ancora di essere un top. Non che non è un fuoriclasse, perché il Milan davanti ha un fuoriclasse e lui ha preso il Milan di ragazzotti per mano e lo sta trascinando a, per intanto, nulla. Però in testa della classifica a fare una buona stagione, eccetera, 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 eccetera. Vero, vero. Quindi, cioè, il discorso è semplicemente quello. Sebastiano Esposito o lo lanci definitivamente, cioè lo metti in pianta stabile in prima squadra, panchina, prima squadra, e poi lo riconfermi, non lo dai alla SPAL, poi lo passi al Chievo, poi lo dai al Verona. È come Salcedo, qualcuno mi diceva farà il vice Lukaku, e gli ho detto guarda Salcedo, Pinamonti, tutta quella gente lì non giocherà mai, cioè Conte se avessero preso Tonali probabilmente faceva 6-7 minuti a partita, ma non giocava. Nel Milan sta faticando, comunque nel Milan si può permettere anche di sbagliare, come ricordava Simone, ancora un processo anche di crescita, come quando ha lanciato Donnarumma, diciamo che coi giovani si sono più tranquilli nel Milan, mentre nell'Inter, che si aspetta faccia quel salto definitivo, è un po' più devi difficile. Essere bravo, bravo, ad esempio, ma attenzione, lo vediamo in una difesa 3, poi bisognerà vedere una difesa 4, quindi tastarlo anche quel, è Bastoni non gli puoi dire nulla, perché in questo momento è uno di quelli che trascina l'Inter per mano, cioè c'è sempre, ha meritato la nazionale, esordito la nazionale, bisognerà vederlo a 4 se ci sarà un cambio di allenatore l'anno prossimo, tra 2 anni, tra 3 anni o quello che sarà quello. L'altro giovane e per noi già fondamentale, ripeto e continuo a sottolinearlo perché è così, è Nicolò Barella.
Cioè, senza Barella sì, c'entra quell'Inter per il 50%. Il discorso è questo. Sì, beh, diciamo che anche per il discorso attaccanti, secondo te l'Inter ha sbagliato? Cioè, Conte lo scorso anno voleva Dzeko a tutti i costi per poter fare la coppia con Lukaku, di modo tale che spalla la porta giocasse Dzeko, che è un maestro nel farlo, e Lukaku invece palla magari in profondità, perché anche lui è molto bravo in quello. Una volta che non si è arrivati a Dzeko, perché poi funziona sempre come dicevamo prima, che vuoi un difensore, quel difensore ti costa 30 milioni, anche se ne vale 5, la Roma ha fatto lo stesso discorso con Dzeko, sarebbe stato il caso di puntare su un parametro zero Llorente, che poi è finito al Napoli? Certo, devi prendere un giocatore di 1,90 m, 1,85 m, 88, 87, come avete voi, di 90 kg, che somigliasse un po' a Lukaku, non fisicamente ovviamente, parla non di sto parlando di struttura fisica, che facesse il quarto, che facesse addirittura il terzo, perché io puntavo tutto quello che volevate voi sul fatto che era impossibile, e sottolineo, era impossibile che Sanchez facesse 9 mesi filati senza un mezzo infortunio. Esatto. Tu dovevi prendere la quarta punta, tu dovevi prendere il sostituto dei primi due, perché Sanchez è un punto di domanda enorme. Invece abbiamo tenuto Sanchez e non abbiamo preso nessuno dietro. Ora, se si fa male uno dei due là davanti, cioè Lautaro e Lukaku, è finita. Abbiamo visto adesso senza Lukaku un disastro. Devi inventarti Perisic punta. Solo Perisic punta, che Perisic, che poi alla fine l'abbiamo tanto criticato, io forse più per quello che aveva fatto con Spalletti eccetera eccetera eccetera, che poi è tornato a fare, cioè sono state tante cose di Perisic, voglio andare in Premier League e dopo a un certo punto voleva comandare nell'Inter 30 giorni dopo, fammi capire come, perché, cioè vuoi andare via però dopo vuoi comandare, queste sono cose che non mi piacciono. Però ti dico, Perisic alla fine lui non lo vedi, e poi su 4 partite ha fatto 2 gol da titolare come attaccante. Li ha fatti quasi, no, anzi, forse non ricordo se 2 o 3 li ha fatti Lautaro, li ha fatti stessi identici gol di Lautaro Martinez. Cioè, quindi, è vero che si può criticare, ma lui alla fine l'hanno messo adattato a punta e lui ha segnato 2 gol. Quindi diciamo che tra tutti quelli da criticare, forse il meno criticabile è quello fuori ruolo, che però il suo ruolo l'ha fatto, cioè segnando 2 gol, facendo la punta. Perché è stato messo fuori ruolo in 2 modi. Prima è stato messo largo nel 3-5-2, che lui stesso aveva detto che non era un ruolo adatto alle sue caratteristiche. E poi come seconda punta è vero che sia nella nazionale croata che in certe partite nel Bayern Monaco lui ha fatto anche l'attaccante, però lui andava bene con Spalletti messo lì quando era in forma, perché è sempre stato uno abbastanza discontinuo sul piano del rendimento negli ultimi metri, cioè parto nella parte finale della fascia. Non è mai stato uno che correva tutta fascia stile Lichtsteiner o stile Asamoah quando lui aveva la Juve. Quindi sai, molti tifosi anche ce l'hanno con lui per i suoi comportamenti, perché voleva andare via dall'Inter, tutto quello che volete. Io invece penso che sia sempre stato messo nelle posizioni sbagliate, così come Kolarov, secondo me, che sono quelli maggiormente criticati. Solo una posizione. Deve giocare nei cinque, non di difesa, nei cinque di centrocampo, laterale mancino. Non può fare il difensore centrale. Infatti. Lo può fare alla Roma. Io continuo a ripetere, nulla, nulla contro la Roma. Ma la Roma è una squadra, l'Inter è un'altra. La differenza di San Siro all'Olimpico è completamente diverso, perché non ci sono i tifosi in questo momento, e mi spiace tantissimo per quello che sta succedendo, ma ci fossero stati i tifosi a San Siro, ogni volta che toccava palla Kolarov piuttosto che Vidas, i fischi li sentivano. Il tifoso dell'Inter è esigente, è vero. Perché l'anno scorso Biraghi, al primo cross che fece, un cross incredibile, il cross per il gol ad Ambrosio scontro la Lazio. Ok, fece un cross. Al secondo cross che sbagliò, iniziarono i fischi, i mugugni, e Biraghi fu un giocatore, è stato un giocatore poi che poteva tranquillamente cancellarsi l'Uniposca i colori dell'Inter da dosso, perché non poteva più toccare un pallone, non poteva più fare nulla. Addirittura qualcuno mi diceva: speriamo torni D'Albert. Ma erano bestemmie su bestemmie, perché dicevi: ma tu proprio di calcio, cioè meno di zero. Il ragazzo non gioca più, perché a San Siro è difficilissimo giocare. Ultimamente aveva ripreso a giochicchiare perché non c'era più il pubblico. Giochicchiava un po' di più, faceva più il titolare. Purtroppo perché la pressione di San Siro è tremenda. Sì. Ed è la vero. Stessa. Faccio un esempio stupido, ma secondo me tanto conta questo. Con Dobbiamo anche.
Con Dobbiamo, faceva di quei numeri fuori dal mondo da Piano Gentile, andava a San Siro, si dimenticava come giocare a calcio, cioè una roba fuori dal mondo. Sì, San Siro è pesante, pesante, è veramente pesante. E per quello che vi ho detto, ragazzi, non siamo all'Olimpico con la Roma, che anche se arrivi quarto va bene, sei all'Inter. Quindi Kolarov, difensore centrale, è visto come non un fenomeno. Però, vabbè, ci sta Kolarov a Roma, ci sta. All'Inter no. All'Inter devi prendere Alaba. La cosa è diversa. Cioè, c'è sul mercato il prossimo anno Jerome Boateng. Prendo lui. E sì, mi può scappare sicuramente Skriniar, perché se ne andrà via Skriniar, quello è poco più sicuro, perché l'allenatore lo vede o non lo vede. È l'unico giocatore. Allora, tutti quelli rientravano da Covid, li metteva in campo immediatamente perché mancavano. È mancato lui, ha fatto 2 settimane di recupero in panchina. Quindi vuol dire che l'allenatore lo vede e non lo vede. È un po' come Eriksen. Probabilmente destinato a salutare tutti a gennaio e andare fuori, e andare via. Ma è una perdita, secondo me, importante. Perché Milan Skriniar, che poi, tra parentesi, il giocatore, ha urlato più volte: io voglio finire la carriera all'Inter da capitano. Ha trattato da solo, ricordiamolo, senza il suo agente. Ha trattato da solo il suo contratto, pur di rimanere all'Inter. Quindi è un giocatore da fare capitano e da mettere in pianta stabile in campo. Invece no, noi mandiamo via questi per arrivare quelli che stanno un anno all'Inter e poi non si vedono più i Kolarov, i Vidal e i compagnia belle, i Nainggolan, eccetera, eccetera. Quei giocatori qua sono da Inter panchina, ok? E gli altri vanno fatti giocare, i Barella, i Bastoni, lo Skriniar della situazione, Lautaro e Lukaku, ma non giocatori che sono qua perché prendono 7 milioni all'anno, over 30, ormai a carriera non dico finita, ma gli manca poco, perché se no, ragazzi, non andiamo da nessuna parte. Però l'unico che l'anno scorso non ha detto una parola, si è impegnato, non riusciva a giocare a 3 perché arrivava da una difesa a 4, ha finito un finale di stagione fuori dal mondo perché ha giocato veramente bene e tante partite vinte, dobbiamo dire grazie a lui. Mi ricordo il derby di andata, fece una partita da 8 e mezzo, una roba fuori dal mondo. Diego Godin, noi lo diamo via per dare il suo stipendio a questo Arturo Vidal? No, ma ragazzi, poi cioè, Diego si era anche ambientato nella difesa 3, aveva perfettamente capito cosa una grande Europa League. Bravo, sì, fece una grande Europa League e fece una parte finale di campionato molto buona. Tu lo prendi, anzi, che si parlava sui giornali, si diceva Conte si è ricreduto, poi non era vero, eccetera. Però cosa fai? Lo dai via per avere a questo Arturo Vidal? Io capisco, tu dici, guarda, l'abbiamo dato via, l'abbiamo sacrificato perché è arrivato Thiago Alcantara, perché è arrivato, adesso parlo a caso, l'Iniesta di turno che fu, perché adesso ormai Iniesta non c'è più, eccetera. Allora ti dico, è arrivato Milinkovic, Savic, è arrivato Pjanic, è arrivato un giocatore vero e ti dico, ah, ok, ma se devo rimpiazzarlo per questo Arturo Vidal, ragazzi... Sì, poi più che altro non sei riuscito a rimpiazzarlo, Vidal ha rimpiazzato dal punto di vista economico, perché prendeva tanto quanto Godin. Sì, e in difesa, cioè, avresti preso Kumbulla, che si diceva poteva diventare un giocatore dell'Inter, tutto ciò avrebbe comunque un senso, una logica, perché andava a sostituire un giocatore di 33 anni che prendeva tanto per portare a casa un giocatore giovane di prospettiva. Il problema è che non hai fatto neanche questo, l'hai sostituito con uno come Kolarov, che vabbè, l'età sarà più o meno simile a quella di Godin, ma che in quel ruolo lì è totalmente inadeguato. No, ma allora, sono due giocatori completamente differenti, anche esatto. Palmarès parla. È che Godin, anche se non si trova bene nella difesa 3, ma Godin ha l'esperienza da difensore centrale, un'esperienza da vendere dove? All'Atletico di Madrid, e quindi rimane Diego Godin. Kolarov, che ha sempre giocato, anche quando giocava nel Manchester City, perché non è che ha fatto una carriera brutta, ci mancherebbe, ma giocava da esterno sinistro, l'anno scorso è stato messo lì, tanto perché è stato messo lì a Roma come difensore, come terzo sinistra. È riuscito benino questo esperimento e tu vai a prenderlo come difensore centrale. Ripeto, siamo l'Inter, cioè anche Alaba è stato adattato a terzo perché lì è giocato a 3 il Bayern Monaco lo scorso anno, hanno trovato un fenomeno Davis a sinistra, hanno dovuto togliere Alaba non si può togliere così facilmente, hanno provato, ma Alaba è un fuoriclasse e di scadenza anche lui terzo. Cioè Alaba è un giocatore che se tu lo prendi, tu sei già che in difesa sei sicuro. Ma è un sei... leader lui. Sì, non sì, devi sì. Prenderlo perché ovviamente c'era Bastoni, eccetera, eccetera. Non potevi dirgli fai la panchina a David Alaba. Cioè, assolutamente no. Però è un giocatore che... Ok, ma Kolarov lo prendi, gli fai fare il vice Young o lo fai giocare al posto di Young. Punto. Oppure cioè, fa...
corso. Cosa che lui non farà mai, lo metti terzino. Esatto, ma no, invece no, gli è stato preferito addirittura Perisic, tutta fascia. Perché ormai Conte lo vede come difensore centrale. Ma Perisic tutta fascia, poi ce lo ricordiamo, che non ha fatto una chiusura, adesso non mi ricordo in quale partita, una delle prime, e abbiamo preso immediatamente gol. Con la Fiorentina. Con la Fiorentina su Chiesa. La prima partita, bravissimo, la prima partita. Con Handanovic, che Handanovic, lo dico, ormai è diventato come, mi spiace, un amico, tutto quello che vuoi, Francesco Toldo, non esce più neanche se lo sposti via dalla linea di porta. Nella rietta piccola, i palloni, il portiere dovrebbe mangiarseli. Certo, da sicurezza al reparto difensivo, invece così si vede che anche i difensori non sono sicuri. Purtroppo. Allora, quel gol di Sergio Ramos, io però, vabbè, a parte che sul calcio d'angolo del Real Madrid va curato un giocatore. Va curato un giocatore, lo stavo dicendo io, uno solo ne devi curare. Esatto, cioè, un occhio di riguardo va a un giocatore solo che ha fatto 103 gol in carriera. Sempre alla stessa maniera, 103, non uno, 103, ok? Segna di testa, però se voi andate a vedere, tutti se lo mangi, se lo dimenticano, si sono dimenticati Ramos e poi mi dicono, però abbiamo giocato bene. No, soltanto perché ci hanno dimenticati Ramos meritiamo di andare fuori dalle palle. Il discorso è questo. Ma anche lì il pallone non è arrivato al dischetto del rigore, eh? Ragazzi, era al limite dell'area piccola. Quindi tu, visto che non hai visto, devi controllare anche un po' com'è la situazione dei difensori. Visto che hai visto arrivare tranquillamente da solo, pronto per saltare Sergio Ramos, buttati fuori, allunga i pugni, fai qualcosa. No, l'ha fatto toccare la palla, lui è rimasto immobile. No, è vero. D'altra parte, arrivederci. Beh, già non fa il suo, non sopperisce neanche agli errori dei compagni. Spiace dirlo, perché io Handanovic lo ringrazio sempre per quello che, cioè, ricordiamolo ancora per chi magari non c'era prima. Vero, uomo vero, uomo perché vero, uomo esatto. Preco, tanto di non parla mai fuori posto. Mai, dice... mai. Però quando uno ha finito, cioè ragazzi... Purtroppo ha un calo ed è evidente, non è? Adesso gli vogliamo bene, tutto quello che vogliamo, professionista serio, la sua vita privata e privata, tutto quello che è un giocatore davvero da Inter. Però purtroppo è in calo e bisogna cercare il sostituto, perché è un ruolo fondamentale quello del portiere. Se poi tirano una volta e fanno gol è un problema, perché non hai riflessi, perché tutto quello che vogliamo, non esci sul gol della Lazio, su Milinkovic... Purtroppo lì la colpa è sia Perisic sia Handanovic, che non è uscito, però nel senso, purtroppo è così. Se ti ricordi l'anno scorso in Coppa Italia, ci fu un tiro in porta solo a Milano da Inter e Napoli, giocava in porta Padelli e non Samir Handanovic. Padelli, tutti davano la colpa a Padelli, ma non è colpa di Padelli. Tu devi vedere anche tu, dirigenza, che il buon Samir Handanovic, crescendo d'età, solitamente faceva 30, 38 partite, magari quest'anno può fare 35, quest'anno può fare 30, perché pian piano cala, ok, il giocatore. Invece ha voluto tenere come secondo un giocatore che era ruggine ed era due anni che non giocava. Il Napoli fece un tiro in porta e segnò un gol. Un tiro in porta fece il Napoli. Sì, con Fabio Ruiz, se non sbaglio. E cioè, lì il pallone, Andrani lo bloccava quel pallone, perché Andrani non è vero, che era vero, scatto, vero. No, per l'amor del cielo, ripeto, tanto di cappello alla carriera. Nero azzurro e Samir Handanovic, ma in questo momento dovrebbe fare anche non un passo indietro, cioè o dire ma perché sto giocando in questa maniera, perché sono lì, o dire proprio che è tondo, visto che c'è un allenatore portiere voluto da lui che si chiama Adriano Bonaiuti, ha voluto preso da lui proprio per allenare, dice ragazzi, ma perché vado giù con Odive? E glielo dirà anche lui, sarà l'età, probabilmente quella, punto, fine di ogni discorso. Però parlando dei portieri, non andiamo, allora, i portieri che posso giocare nell'Inter, cioè nell'Inter, sono i vari Neuer, Ter Stegen, Oblak, Courtois, non potranno mai arrivare all'Inter. Per un attimo si era parlato di Ter Stegen con nell'affare Lautaro, ci ho un po' creduto. Ma sì, ma io avrei fatto i salti che te non lo sai neanche. Cioè, anch'io. È impossibile, che Ter Stegen è veramente forte. Però in questo momento tu fai così, pensa, tieniti il tuo giovane Stankovic, e ne metti un altro, metti Radu dietro se per caso, lasci stare i Musso ai 25-30 milioni che non servono assolutamente a nulla, prendi quei 25-30 milioni e compri un difensore centrale vero. Magari riusciamo a fare qualcosa, magari compriamo uno da 20 e con 10 milioni andiamo a prendere una quarta punta o una terza punta che si adatta a, magari in questo, perché io ad esempio avevo detto, ma perché l'Inter non tiene Lautaro Martinez e Lukaku e si prende Belotti? Mi hanno insultato per una vita. Tu avere un giocatore con la grinta di Belotti, che piace tanto a Conte, perché quello che Conte guarda è il gioco sicuramente, ma anche la grinta che tu metti in campo. Lui suda 100 camicie, vai a prenderti Belotti piuttosto,
lo paghi 40 milioni, 10 milioni all'anno per 4 anni, come ha fatto Napoli con Osimhen, che è un giocatore normalissimo, perché ragazzi non è quel fenomeno che tutti hanno detto, è un giocatore normale, lo prendi, lo metti in panca, l'italiano sta zitto, pur di giocare nell'Inter farebbe i salti mortali, e basta, finisce il discorso. E invece non ha fatto neanche quello. Cioè, purtroppo sono... anche lì per problema di bilancio, 40 milioni per... Purtroppo, anche se è da fare, nel senso, per me si è sbagliato l'anno scorso quando bisognava prendere Llorente a zero. Gli davi lo stesso stipendio di Sanchez, o comunque a Pinamonti gliene dai due adesso. Ecco, adesso io non voglio dire, dare 2 milioni a Pinamonti, ragazzi, cioè, ma anche lo stesso a Raiola, milione che vuole a tutti i costi, che è andato a trattare, ha cambiato il procuratore, è andato a Federico Pastorello per Sebastiano Esposito. Ma 1 milione di euro. Per quale motivo e ragione tu li vorresti? Che non hai fatto niente. Niente. E se, adesso non so come è finito con il contratto, non me lo ricordo neanche più. Perché non, sì, non mi sa che sono arrivati a 800 più bonus. Sono arrivare a 1 milione. Ma perché tu Inter dei dati? Per perdere l'Esposito? Tanto non lo farai mai giocare. Ci sono alcune situazioni che non vado veramente a capire, cioè non le capirò mai nella vita. Non, cioè, tu hai dato 1 milione a un giocatore che tanto tu non farai mai giocare. Perché l'anno scorso, l'anno prossimo, non è che tu dici: ok, noi abbiamo rientro, Sebastiano Esposito, puntiamo su di lui. No! Devi sperare che esploda, perché altrimenti nessuna squadra gli pagherà quello stipendio e te lo ritroverai sempre sul gruppo. Cioè, siamo sempre lì alle solite. Perché poi non gli fai un biennale, no, 5 anni. Hai capito? Quindi 5 anni in giro per l'Italia a cercargli squadra, perché funziona così, Bonazzoli così, Pinamonti così. Longo, ricordava prima Simone Longo. Longo non so per quanti anni è rimasto all'Inter, ma la cosa bellissima, io non riuscirò mai a capirlo, è che a un certo punto dicevi, oh, è l'ultimo anno di Longo. Gli ho rinnovato. Invece no, è incredibile. Sì, qua volevo farti questa domanda, Cristian. Tu che segui l'Inter da tanti anni, come spieghi il fatto che l'Inter sul piano del settore giovanile abbia sempre ottenuto dei grossi risultati, abbia vinto tanto ma non abbia lanciato neanche un giovane o abbia lanciato pochissimi giovani veramente forti? E mi allaccio dicendo che il primo insieme a quello dell'Atalanta, però l'Atalanta si ritrova tutti questi giovani che poi anche rivende, come Traoré, come Kulusevski, adesso Malinowski, un giocatore fantastico, però l'Inter no, come mai? Come si spiega? Perché l'Inter va a prendere i giocatori per vincere un anno e poi rivenderli subito, per fare plusvalenze, eccetera, eccetera, eccetera. Prende giocatori, non so, adesso faccio ma esempi tanto per dire, magari il giocatore di colore, alto 1,85 m, o un metro, come Odgaard, se non sbaglio, che è stato dato nell'affare Sensi o Politano al Sassuolo. Duncan. Al campo, ti ara il campo, poi tu cosa fai alla fine? Lo prendi, lo metti dentro in qualsiasi trattativa, perché potrebbe avere il valore di 2 o 3 milioni, si fa i plusvalenza, eccetera, eccetera. L'Inter guarda la cantera più in questa maniera, poi se si trova il fenomeno, e allora a quel punto lì, ma l'ultimo che è uscito di fenomeno, è Balotelli. Mi ricordo, è Mario Balotelli, bravissimo, e basta, ma prima, dopo non ne sono più usciti. Quest'anno poteva essere, secondo me, un giocatore veramente da almeno tenere fino a gennaio. Visto Pirola. Che in quel ruolo, bravissimo. Pirola. Perché l'hai dato l'ultimo giorno in prestito al Monza? Spiegamelo a me. Conte ha detto, se vuoi crescere per il tuo futuro vai lì, ho capito, ma tu non hai più nessuno lì. No, ma lui ripeto, lui non vede molto i giovani, lui preferisce, l'ha già detto anche, mettere uno fuori ruolo come Kolarov, piuttosto che tenere uno di ruolo che magari ti esplode, nel senso. Lui Vidal, ha già detto, Vidal è molto utile, perché anche quando ha giocato alla Juve comunque non siamo in emergenza, perché ha provato a giocare anche difensore centrale. Anche lì dovrebbe essere un po' più elastico, però. Vi ricordate Gary Medel? Giocava difensore centrale quando faceva 2 partite all'anno con la sua nazionale. Ha provato a metterlo difensore centrale nell'Inter, un disastro. Niente. Con la Fiorentina è stato un... Io mi ricordo, feci la telecronaca, Babacar lo fece impazzire. Dietro di me c'era un certo Walter Samuel, che lui sapeva come fare il difensore centrale. Io ho tolto le cuffie, mi sono girato e gli ho detto, ma vuoi dirgli qualcosa in allenamento? Oppure proprio da incazzato. Lui mi ha guardato una faccia come dire, io cosa posso farci? Non è un difensore. Cioè... Certo. Me l'ha detto che ragione in faccia, non puoi adattare. È come se io, da telecronista, a un certo punto vado a, che ne so, a presentare Tussi che Vales. Non sono capace, certo. Cioè, posso avere la parlantina di, ma non sono Maria De Filippi o Gerry Scotti. Però vorrei dire, di cosa hai paura tu, Conte, a lanciare Pirola? Che sbagli, ma perché un giocatore fuori ruolo non sbaglia, come Kolarov al derby ha fatto un fallo davvero da. Quello si era pure girato, Ibra, non poteva fare più nulla, doveva semplicemente scaricare, o comunque non lo segui, e si vede che è fuori ruolo, ma non è neanche colpa sua, è fuori ruolo. E allora cosa hai paura di Pirola che sbagli? Cioè, anche a sto punto. Cosa, adesso tutti hanno detto,
No, beh, però alla fine, dai, è un buon acquisto. E parlo di Matteo Darmian. Ma se non fosse arrivato, io penso che tutti stasera dormivamo tranquillamente. Cioè, nessuno si disperava per il non arrivo di Darmian. Non Sì, so. diciamo che è arrivato per questioni d'accordo col Parma che avevi firmato Ancora un una accordo volta. un anno prima. Dirti una cosa, ma chi se ne frega del Parma? Cioè, hai capito qual è il discorso? Sì, Stai a lo so. Napoli, No, io sono d'accordo, però purtroppo per il Parma che discorso deve di venire fair da play noi in ginocchio a finanziario, si vede che pregarci. fanno così. Noi dal Parma per dire e no, sai il piacere? No, non ti faccio il piacere, sono l'Inter, non mi serve, non lo prendo, E punto. no, perché loro hanno preso Caramo a 10 milioni, pagandotelo di più perché tu dovevi rientrare col fair play finanziario e tu gli hai detto dei soldi, te li ridò poi per Darmian. Diciamo che detta in maniera molto spiccia, a quanto pare l'hanno spiegata così, Alla fine ecco, se quindi io. giri, 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 quell'anno lì ti serviva la plusvalenza, l'anno dopo non ti serviva niente, però hai dovuto prendere un somaro, non un somaro Darmian, un giocatore che sia, un giocatore non buono, non da Inter, punto. Perché Darmian non è un somaro, ma Darmian non è quel giocatore che ti può cambiare la partita. Cioè, è vero, ha giocato nello United, ha giocato nel Milan, ha giocato dove vuoi tu, ma non è un giocatore che ti cambia la partita, Darmian. È un giocatore da rosa. È semplicemente da rosa, punto. Cioè, quando è Come la arrivato Juve De Sciglio, tu metti, lo metti nel. Sciglio è un altro caso a sé, cioè non abbiamo Sì, ancora vabbè, capito. giocatori che servono più che altro per fare numero, danno una certa affidabilità, non sono giocatori disastrosi, però sai, ovvio, come dici giustamente tu prima, non sono neanche giocatori che ti fanno fare un grosso salto di qualità Ma no, assolutamente no. Non, cioè io non capisco questi acquisti fatti così, tanto Certo. per dire. Ho comprato Darmian perché il Parma mi aveva fatto un favore, ma non vado a chiedere il favore al Parma, cioè vado a cercare di, mi invento qualcos'altro, vedo capire. Ha preso Caramo. L'errore allora è stato chi ha comprato Caramo. Cioè l'errore arriva da lì. Chi ha comprato Caramo? Cioè allora Caramo, chi l'ha comprato ha detto, mo te lo piazzi, però non voglio di questi, non voglio che poi mi arriva Darmian, non voglio che. Mo te lo piazzi, visto che l'hai voluto, l'hai comprato, mo lo piazzi. Non dire, vabbè, adesso ci pensiamo noi e tanto hai portato a casa uno che ha fatto tre partite e due dribbling e basta nell'Inter, cioè nel Parma non sta facendo più di tanto, eh. Però se ci devono dare, se a tutti i costi qualcuno, non andate a prendere Darmian, andate magari a scegliere un altro. Ma ripeto, non è Darmian, è il classico giocatore, a parte è un ottimo, è un bravissimo ragazzo, eccetera, eccetera, ma è il classico giocatore che fa il compitino. Come D'Ambrosio. È difficile che lui prenda l'insufficienza, lui fa il suo compitino, è difficile che No, sbaglia, è difficile. certo. Lui fa quello, punto. Ma se io devo assolutamente prendere Darmian e non si sa per quale motivo, anche perché quanti terzini abbiamo? 500, ne avremmo 600, Troppi. 600 quanti? Anzi, l'unico che abbiamo terzino vero lo facciamo giocare Come difensore. a casaccio, cioè nel Sì. senso, oppure centrale come Kolarov e altro è Hakimi, spalle alla porta a fare il difensore ad Ambrosio e dare indietro il pallone ad Evrai. Non si gioca così, ragazzi, a calcio. Cioè non, io ripeto, nulla contro Matteo Darmian, ci mancherebbe, è una bravissima persona, tu quello che vuoi. Potevamo evitare di prendere Darmian, potevamo evitare di prendere Pinamonti, potevamo evitare di fare, ma anche lo stesso Vidal. Cioè, chi ha Beh, mi voluto. auguro che non ci sia un altro caso come Pinamonti e come Darmian. Per quanto riguarda Vidal, non vorrei che sia lo stesso discorso con Spalletti in Nainggolan, che ci sia una troppa ossessione per un calciatore che poi alla fine. È quella la differenza, cioè la verità è quella, cioè vogliono i loro pupilli, e tranne che se i loro pupilli ormai sono finiti, cioè tu Però puoi. non fanno caso all'età che avanza, al percorso del calciatore che magari può essere in fase calante, possono esserci 2000 fattori e non è più quello che ti sei ritrovato 10 anni fa, perché di 10 anni si parla. E quindi purtroppo è così. E alla fine chi ne subisce siamo noi, Sì. perché noi vediamo di quelle partite che sono imbarazzanti, cioè anche l'ultima che abbiamo visto non è che abbiamo fatto i salti di gioia in vedere Atalanta-Inter. L'Atalanta ha giocato non bene, l'Inter non ha giocato assolutamente bene neanche l'Inter. Cioè io ho visto delle pagelle fatte, ma io penso che il giornalista era interista, perché quando tu premi Vidal con 7 in pagella, Vidal ragazzi non ha fatto niente, ha fatto un fallo d'arancione e poi basta. Cioè io mi E ha ricordo sbagliato un gol clamoroso, colpo nel dal senso. mondo, bravissima. Cioè, discorso è semplicemente questo. Eppure gli ha dato 7. Ho visto prendere 7 e mezzo a Brozovic, una roba di questo genere.
ma non è che se fai il gol devi per forza prendere 7,5. No? Cioè, Perisic anche quando fece il gol, se mi ricordo a Madrid, no? Ma fino al 68esimo meritava 3. Però gol gli dai 5. Sì, col Parma che fece gol all'ultimo e tutti gli diedero la sufficienza. Esatto, perché ha sbagliato al primo minuto praticamente un gol già fatto, purtroppo. Mamma, lì è stata una roba. Però lì, cioè, Gervinho al volo è riuscito a metterlo in incrocio. Pazzesco, è incredibile. Cioè, poi anche quando ci prendiamo la sfiga, però, Christian, cioè, sì, anche la sfiga, perché quando poi tiri 200 volte becchi col Borussia, becchi il palo di Lautaro in girata, con lo Shakhtar due traverse di Lukaku, e di... poi quelli fanno un tiro, un gol, nel senso, adesso va bene tutto, tutto quello che critichiamo, il gioco lento, macchinoso, tutto, però una sfiga paurosa, ragazzi. No, 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 verissimo. Scusate, ma c'ho il cellulare che sta andando. Sì, va per bene, quanto allora riguarda i commenti di esatto, di leggiamo giusto un paio intendo di domande. Intendo ringraziare prima di tutto Fabio Niero, che è il grafico che ha creato la locandina per la live di oggi, fa delle grafiche meravigliose. Ah, è bellissima, veramente, sempre. Bravo. Come? Bello. È molto bella, sì, l'ho vista, sì, molto bella. Sì, è sempre veramente numero uno. E poi, dei tanti commenti che sono arrivati, Christian, volevo sapere la tua opinione su questo. Molti, in questo momento di estrema difficoltà, fanno soprattutto il nome di Allegri. Tu, col senno di poi, in quel giorno a Villa Bellina, il 25 agosto, se non ricordo male, tu avresti cambiato o no Conte per Allegri come ai tempi della Juve? Non so quello che si sono detti, ti dico la verità, cioè in Villa Bellina, perché è durato 20 minuti, perché alla fine è uscito a telefonare Zang, è stato fuori 2 ore e 20, e dentro non so quello che si sono detti. Io non so, ma nel vero senso della parola non so quello che si sono detti, perché se il Conte ha detto sì quando prima aveva fatto tutta una pantomima che voleva andare via eccetera eccetera, che quasi non era contento, sembrava ormai lui volesse andare via, era praticamente irricucibile quello che c'era tra Inter e Antonio Conte. E poi cosa gli hanno promesso? Molto probabilmente gli hanno promesso Vidal, cioè io, perché se gli hanno promesso quell'Inter qua con Kolarov, con Pinamonti eccetera, lui ha accettato. Io non so se è più forte questi, cioè Vidal compensa tutto questo, tutto ciò, anche l'addio di Godin, nessun difensore che arriva. Ma infatti mi sembra una roba un po' buttata lì, cioè una cosa che, però sinceramente non lo so il motivo. Oppure dobbiamo dire, in questo momento, se vuoi cambiare allenatore, no, ti dico andiamo avanti con Conte e vediamo quello che succede. Però se dobbiamo andare avanti ancora 2 mesi in questa maniera, soprattutto con i cambi, ho detto, io l'ultimo che ho visto, quello dei due attaccanti con i due attaccanti, è stata una roba da oratorio, cioè non mi è piaciuto per nulla. Non sono io allenatore, avrà pensato lui di fare la cosa più giusta possibile per l'Inter, però per me non è piaciuto per nulla. Se dovesse andare via il prossimo anno, c'è in giro lui, non ce ne sono più in giro, non c'è in giro più nessuno. Cioè o vai a riprendere i Spalletti, roba che non mi auguro assolutamente, o c'è in giro lui, cioè non ce ne sono altri, se non che dopo gli europei si libera Roberto Mancini, ecco. Sì, sarebbe il terzo ritorno. Hai capito? Il terzo ritorno, ma è difficilissimo, cioè no, come allenatore veramente c'è in giro in questo momento Allegri, basta. Beh, diciamo che ora come ora è difficile adesso per chi grida all'addio di Conte, esoneriamolo subito, no, che sia troppo tardi, no, anche per questioni di bilancio, nel senso, a parte che a stagione in corso adesso cambiare sarebbe davvero un disastro. Però, a parte tutto questo, abbiamo ancora a bilancio Spalletti, Conte, certo, 12 milioni, e il nuovo che andresti a pagare. Cioè, è una roba praticamente sicuramente non guadagna quindi... poco. No, aboliamo questa roba. 10 milioni vuole Allegri, guarda. Dico esatto, sì, sì, perché ha rifiutato la proposta del Paris Saint-Germain. Quindi si parlava oggi di averla rifiutata anche per questioni economiche. 10 quindi... più 12 più 4... Vabbè, no, non è possibile. 10 milioni di euro netti per un allenatore, che sono 3, ma però sarebbe un allenatore. Quindi diciamo che Antonio Conte rimane lì bello fermo e saldo sulla panchina, bloccato anche dal suo mercato. Esatto, facciamo l'ultima domanda, Christian, sì, da te che chiedono, Simone, così poi lo no, l'ultima, andare. No, questa più che altro è la domanda principale, perché c'erano tanti commenti riguardando questo, la domanda principale l'ha fatta Agostino Tosches a riguardo. Su Allegri? Sì. Ok, quindi poi tutte le altre domande le abbiamo più sì, sì, tutte... Lautaro, sì, tra sì, sì. Era l'argomento esatto, principale, quello che abbiamo trattato. Che... Allora, grazie, ringraziamo Christian, perché davvero ora è 18, soprattutto col Covid, però è stato davvero molto piacevole, davvero. Speriamo di riaverti più in là in seguito a riparlare della nostra Inter, speriamo di parlare poi delle vittorie, magari. Ma speriamo più che altro, perché essere più neri che azzurri non è bello. Cioè, esatto. Ovvio. Esatto, esattamente. Grazie davvero, Christian. Grazie, Christian. Alla prossima. Fatemi ciao finire
questo Covid, e mi raccomando, tutti con la mascherina, perché non è bello. Bravissimo, assolutamente. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.